Eccomi amici, eccomi, scusate il lieve ritardo, ho dovuto fare un sacco di roba. E tra l'altro l'aspirina non si è ancora non è ancora effervesciuta. Tra l'altro ho laggato un attimino poco fa, eh. Adesso prendo l'aspirina che non si sta sciogliendo mai. Forse ho messo troppa acqua. Ma sai che non so ogni quanto la devo prendere? Ho lasciato il foglio di là in cucina. Adesso vediamo se mia mamma lo trova. Devo partire poi in live, non ho più guardato. Ciao ragazzi, come state? Io carico a bestia. Ciao amori della mia vita. Waterdrop al gusto aspirina? No. Non è Waterdrop, purtroppo. Oggi ho i capelli tutti giù perché li ho lavati stamattina, quindi sono tutto sciolto. Si vede? Come? Che sto male? Ah. Ciao Seneri. Grande Marco dei Termosifoni, sei proprio live? Buon pomeriggio. Sì, Gluten, sono qua. Una ogni 8-12 ore. Ciao Ollo. Va bene, vai, lo prenderò poi stasera prima della live, dopo la live. Ciao Aurora. Spero mi passi perché non ho febbre. Tra l'altro tutti quelli intorno a me sono tutti negativi, quindi non faccio neanche il test per adesso del Covid. Solo che ho questo mal di gola che ho preso in giro probabilmente. Anche perché io non sto mettendo il giubbotto, non so voi, ma io non lo sto ancora mettendo. Io vado in giro con la felpa aperta, con la maglietta a maniche corte, quindi magari ho preso freddo anche per quello. Ma non è tanto cioè adesso sto parlando, devo stare attento perché se urlo troppo, faccio dei versi strani, mi fa male. Stamattina è stato cioè stamattina mi sono alzato con mi sentivo un martello in orizzontale qui e ogni deglutizione era la morte, è come se mi stessero stringendo la gola con le mani e strizzassero. Era terribile. Ogni volta che ingoiavo era terribile. Bevo l'aspirina. Bevuto. Scusate, calo di zuccheri. Ah, vi faccio vedere, tra l'altro. Tanto posso mangiare dopo l'aspirina, no? Queste sono le gallette che vi dicevo oggi, che sono gallette normali di riso con cioccolato fondente e scorza d'arancia. Le prendo perché sono a dieta, almeno mi mangio qualcosa di dolce per sentirmi un po' più soddisfatto. E adesso le mangio con voi. Per voi, come dice Marco Toni. Io ho avuto mal di gola fortissimo con tosse che toglie il respiro e febbre a 38. Ma lì avevi la febbre anche, però, eh. Per tornare in azienda mi hanno chiesto di fare il test in farmacia e il certificato medico. Beh, ci sta. Se avevi febbre, tutto quel lavoro lì, sì. No, io sto bene. Semplicemente non mi sento né febbre né nulla. Sono un po' molliccio, ma perché sono molliccio un po' oggi. Però. Poi vabbè, adesso vediamo se continua. Prima di Lucca me lo faccio, comunque. Per sicurezza. No, Marco, è cartone con un po' d'aria fritta. L'ho già assaggiato, questo lo conosco già. Non è malaccio, eh. Cioè, a me non dispiace, almeno sento un po' di dolce. A me non dispiace. Cioè, piuttosto che non mangiare nessun dolce, mi mangio questo volentieri. Almeno, a me a Fran ci piace questo qua. Vabbè, non è vero. Ollo, ci sta. Allora, io sono convinto che non mi verrà la febbre, ma anche perché la stessa cosa che sto avendo adesso l'ha avuta il nonno di Franci e mia sorella, e nessuno di loro era positivo. Arianna, nettamente salato. Mi piace di più il salato. Cioè, poi se mi fai vedere un tiramisù mi viene fame, però. Se mi fai vedere il sushi o la pizza o la pasta, impazzisco. Non era Covid, no? Ponzo il tuo. Cioè, i pezzi di arancia ogni tanto li devo mangiare che si staccano. Team dolce, ci sta. Franci mi sa più. Franci è più team dolce, mi sa. Non
Non posso neanche dirgli per scherzo cicciona perché ha un fisico perfetto, cioè io non so come è possibile. Beh, ho fatto danza una vita e anche un po' di genetica, però. Team Dolce o Team Gabbana? Facciamo la live così, mangio, faccio delle pause, vi leggo. Così non soffro. Team Dolce o Team Galbani? Galbani sono quelli del Galbanino, vero? È una domanda stupida, visto che è Galbani, Galbanino, però. Io mangio come un dannato e non ingrasso manco a volerlo. No, no, io dimagrisco se voglio e ingrasso se voglio. Sembro il Puma, però. Non so se è il Puma. No, ho un fisico abbastanza elastico, il che mi porta a. Però, essendo così gommoso, se non sto attento mi riempio di smagliature, se non dimagrisco e non ingrasso come si deve. Medici senza fronte, ti do un bacino. Gabbana, non Galbani. No, ha scritto Galbani. Ha scritto Galbani, il nostro amico preferito. Team Dolce o Team Galbani? L'ho letto giusto. Quello di Dolce Gabbana l'ho già letto. Eccolo qua, un pezzo di arancia. Ma è durissimo, mi sono spaccato i denti. Io da un bel po' che provo a ingrassare, ma non mi è possibile. Ma io vi invidio. Poi magari arrivate sui 30-40 e è la fine vostra, eh. Iniziate ad avere la panza da ubriaconi. Io neanche bevo, cioè quella è la mia sfiga. Io neanche, cioè, la mia fortuna, ma anche sfiga, perché non bevendo, comunque se voglio ingrassare ingrasso, se dimagrisco dimagrisco. Mangia di più, Ollo. Fatti seguire da un nutrizionista, metti su massa muscolare. Ma come faccio adesso? È un casino. Aiuto! Meno male con la gola profonda, ragazzo. Nel Covid ho fatto perdere 5 kg. E beh. Io sono magra ma perennemente incinta. Aurora, non dirlo in giro questa cosa qua, che può essere ambigua. Marco, non ti ammalare. Ho mal di gola, Gianluca. Ma poi tu avevi la febbre, a me lo dici. Tu avevi la febbre, mi dici a me non ti ammalare. Porco giuda. No, ma non ho la febbre io, Gianluca. Sei zitto, Pocket. Io ce l'ho un giorno poi basta. Gli anticorpi di Esplorando il corpo umano, quelli grassi, quelli col manganello, era Gianluca. Ma tra l'altro, ve l'avevo già detto in qualche live, probabilmente quando era successo. L'avevano rimesso su Netflix. Sì, sembrano un po' Guardie del Duce, effettivamente, quelli di Esplorando il corpo anale. No, l'ho guardato recentemente, no? Quando l'hanno messo su Netflix. Mi sono messo a riguardare le prime puntate, ero a lettino, ho detto voglio vedere qualcosa di rilassante che mi ricorda la mia gioventù. Ho messo Esplorando il corpo umano, ma non ci capisco niente, come facevamo da piccolo? Non si capisce niente, è difficilissimo star dietro. Ma era difficilissimo. Cioè, io mi ricordo da piccolo, guardavo sti cosi che sparavano con le navicelle, e intanto c'era la spiegazione, ma non si capisce, era un casino. Forse avevo sonno, perché erano le 2 di notte, potrebbe essere quella la giustificazione. Prugnettina, grazie mille. Prugnetta, scusa, prugnetta time. No, ma di solito, leggendo ogni sera 18 milioni di storie diverse, il mio apprendimento è abbastanza buono, diciamo, senza vantarmi perché non ce n'è bisogno. Però, in quella volta lì, ero veramente stunnato. Era alle 2 di notte, per carità di Dio, non è così tardi, però non ero proprio al mio top, ecco. Ma non ci ho capito niente. Ho detto, vabbè, dormo. Ho spento, mi sono messo a dormire. Ho detto, scusami. Salvadores, ti ringrazio tantissimo. Tra un po' arriviamo a Marco si dopa su di Max Style, ma io non so cosa vuol dire, quindi non lo farò. Gianluca. Stavo pensando a Lucca di portarmi il. Come si chiama l'affare rettangolare per la carica? Il power bank.
Metti che ci serve. Mi pare che 2-3 ricariche totali le fa il mie. Cosa è diverso? Saremo lì. Con tante novità. Un attimo che sono un assenteista. Ecco qua. Come se niente fosse. Bevo. Porti anche le gallette di riso. Cosa ha fatto il fratello di Ollo? Spaccia? Fammi leggere. Ma cosa, perché Mary ha scritto questa cosa? Nessuno ha parlato di tuo fratello, di suo fratello. Perché gli hai scritto un abbraccio a tuo fratello? Non ha scritto niente di legato a suo fratello, Ollo. Ma questa qua si droga, ragazzi. Cosa? Adesso mi spiega. Leggi. Un abbraccio a tuo fratello. E prima io non vedo robe di Ollo. L'affare rettangolare per la carica. Non è vero, sei tu che sei lento, dice Ollo. Ah, sopra sopra era. Pensa a mio fratello. Madonna mia, Mary, gli hai risposto 5 minuti dopo. Devo ruttare. Era molto forte. Era molto forte. Adesso. No, c'ho qua il segno del mouse. Quando faccio così mi rimane, mi strusce. Era fortissimo, ragazzi. Un rutto potente. Ha vibrato il gatto. Marco, tu non leggi la chat bene. Io la sto leggendo tutta. È la mia passione. Chopper sul letto si è accappottato per il rutto, sì. Boku adokta. Basta, mi fa male. Perché faccio ste cagate? Sono un clown e siamo tutti d'accordo. Però oggi no, oggi devo stare zitto e calmo. Franci mi ha portato delle caramelline per il catarro. Me ne ha portate tantissime. Perché l'ho vista 2 secondi fa, che era in zona mia. E mi ha portato un sacchetto di caramelle alla coca. Cola. Hai mal di gola? Sì, non sto benissimo, Kaisa. Coccolatemi. Dai, coccolatemi. Meno male che non sono caramelle al catarro. No, in realtà la citazione volevo farla proprio così, gluten. Caramelline al catarro perché era una citazione a Fabio De Luigi, ma di una roba che probabilmente non si ricorda nessuno. Era il pagliaccio Baraldi, ma in uno sketch specifico. Marco, fumi la droga? No, non fumo niente, neanche le cose che potrebbero essere buone. Quanto vecchia? Chi? Ciao, Psycho. La citazione di De Luigi. Anche perché poi dopo una certa. Io conosco un sacco di personaggi della TV. Infatti con Karim scherziamo sempre su questa cosa. Ma in realtà non. Cioè, conosco tutti quelli di prima. Quelli nuovi non so chi sono. Perché non ho più la TV collegata a niente io. Quindi non so niente. Per quello non so cos'è Dim. Cioè, non so cosa sono i doppiaggi di D-Max. Marco, vorrei solo dire 65,5 con un 14 in panca. Buon pomeriggio. Vabbè, Ferro, io sono ultimo in tutti i Fanta, io ho tutte squadre diverse, quindi penso che più sfigato di me nel mondo non esiste nessuno. Nonostante ho fatto squadre abbastanza diverse, a parte Pogba che l'ho preso un po' ovunque perché gli voglio bene, tutte squadre diverse e comunque sto sucando in tutte le Fantacalcio. Tutti rotti, tutti infortunati. Quest'anno è terribile, ma anche parlandone con altre persone, quest'anno il Fantacalcio è terribile. Ma chiudiamo la parentesi Fantacalcio, non voglio parlare di Fanta, non ho la testa. Ne parleremo un'altra volta. Invece, ragazzi, volevo parlarvi di letture che ho fatto recentemente. No, però devo parlare così. Non è il caso di fare una live parlata oggi, forse. Che dite? Potrebbe essere una scemenza. Oggi potrebbe essere una scemenza parlare, effettivamente. Devo ruttare di nuovo. Non è vero, non ho ruttato.
Gianluca, poi l'hai continuato Gotham Knights? No, no, basta, non parliamo di Fanta, ragazzi, non ci voglio. Ah, ragazzi, io vi avviso. Non voglio più vedere discussioni nel gruppo perché inizio a silenziare. Se due discutono, anche se uno ha torto e l'altro no, li chicco tutte e due. Io vi avviso. Basta, basta, non voglio più discussioni. Via, kick, 10 minuti, 20 minuti, giornate intere, frega niente, eh? Basta. Gruppo pulito, la spazzatura fuori. Inteso i discorsi, spazzatura. La spazzatura in quanto voi, dico i discorsi. Vi censuro, frega niente, me ne frega nulla, dovete stare zitti. Parole pesanti, sì, sbatte una sega. Potete comprare il nostro merchandise sullo store, esatto, come ci suggerisce Mubot. Se voi cliccate lì, amici, non lo spammiamo sempre perché poi spammiamo già tante cose. Potete andare su quello store lì, c'è tutto il nostro merch, ci sono magliettine, magliettone, felpe. Sia femminile che maschile, ovviamente, colori vari, particolari. Ogni tanto, poi, quando faremo la campagna nuova col nuovo logo, nuovi disegni, ve la spammeremo di nuovo. Lo trovate tutto sul nostro store. Quindi, insomma, se avete voglia di comprare un qualcosina legato a noi e darci, ovviamente, un supportino, in questo senso potete farlo comprando il nostro merch, comprando il Termoraculo, che questo qui sapete cos'è il Termoraculo, il libro delle risposte, delle nostre risposte, quindi un libro un po' strano. E poi, ovviamente, salvandovi il nostro link di Amazon, potete tranquillamente, durante i vostri acquisti, farci una. No, no, in caso ci fosse, non c'è il nuovo logo. In caso, quando lo creeremo, lo mettiamo già direttamente sullo store. Negli altri anni, invece, facciamo la campagna su siti diversi. Quest'anno sarà. Cioè, da quando abbiamo creato il merch su Spreadshop, in poi, appunto, saranno tutte lì. Scusate, faccio fatica a parlare. Anche perché sto ruttando, sarà l'aspirina, non so. E dicevo, come al solito, se voi vi salvate il nostro link di Amazon, anche lì ogni acquisto ci fate una piccola donazione. Poi ovviamente ci sono le sub, ci sono le donazioni, quello come sempre. Ovviamente avete anche Pampling, un altro sito però dove non comprate il nostro merch, ma magliette fighissime. Tra l'altro adesso ci sono un sacco di promozioni per Halloween e potete. Nel carrello scrivere Termo 20. Non è un 20% di sconto, è nato come 20% di sconto, adesso vi regalano altre cose. Se non sbaglio sono delle calze gratis o ogni tot ci sono cose diverse. Adesso un po' che metto le calze perché hanno visto che vanno bene, quindi è un po' che sono le calze. Comunque noi andate su Pampling, ogni acquisto che fate c'è anche una maglietta di Slam Dunk fighissima, Termo 20 nel carrello è buona e ci supportate e avete delle robe in più voi. Cioè, non vi cambia nulla, semplicemente voi fate il vostro acquisto, semplicemente ci aiutate anche a noi. Fanno sempre comodo le calze, a me si bucano sempre. Anche a me, tra l'altro, quelle di Pampling sono molto belle, molto resistenti. Se posso fare un'unica critica, non tutte, alcuni tipi sono un po' strettine, ma ho notato, per esempio, io e Francia abbiamo preso quelle delle ciambelle, quelle con le ciambelline, quelle lì sono un po' strette, le altre che ho sono perfette, invece. Quindi, boh, dipende dal materiale, però tendenzialmente sono buone calze, non si rompono facilmente. Poi, chiaro, se ci giocate a calcetto tutti i venerdì sera vi si rompono, però quello, tutte le calze, non è che sono di piombo. Sono delle buone calze, non sono calze, diciamo, della signora Maria al mercato, con tutto il rispetto per la signora Maria. Ah, ma la maglia è di Rukawa, no, grazie. A parte che Rukawa è un personaggio fighissimo, non capisci una sega, Ollo, in funzione della storia, ma a parte quello, mi pare ci sia anche dei Hanamichi, Ollo, mi pare ci sia anche dei Hanamichi. Non vorrei dire una scemenza. Fino a settimana scorsa c'era sia Hanamichi che Rukawa. Però si rompono solo il venerdì sera, quindi. Vabbè, no, io perché l'ho detto venerdì sera perché io a calcetto andavo venerdì sera. Quando andate, se giocate a calcetto, a basket o quello che vi pare a voi, si rompe. Senza Rukawa la storia non sarebbe stata uguale. Non ci sarebbe stato un sacco di roba senza Rukawa. E tu dici, beh, grazie al cacchio, se togli i protagonisti la storia non è uguale. No, no, Rukawa molto peggio di altre cose. Rukawa è proprio stato fondamentale per la crescita di Hanamichi e per portarlo dove l'ha portato con il Sanno, che io, senza spoiler, che io spero. Allora, adesso dirò una cosa strana. Perché tutti stanno dicendo, io voglio il film. Io ho guardato anche delle live, no, di gente che ne parlava dei film, del film di Slam Dunk. E tutti dicevano, io non vedo l'ora di vederlo. Di vedere quella partita, quel momento. Ovviamente non faccio spoiler, però chi ha letto Slam Dunk, esatto, non fate spoiler di nessun tipo perché Vector non l'ha letto.
perché vogliono vedere la partita con il Sanno, però io la voglio vedere, ma non, cioè io in self-shading non la voglio vedere. Non la voglio, ma in realtà non è che cambia lui, Ollo, eh. Cioè, oddio, lasciamo perdere, non andiamo avanti. Lasciamo perdere, non posso, ma magari farò una live full spoiler di Slam Dunk o un video, adesso vediamo. Perché di Slam Dunk non ne ho mai parlato benissimo, effettivamente. Ma sapete perché? Io il video di Slam Dunk ai tempi lo registrai, periodo in cui ero attivo il canale dei manga, il mio canale personale che adesso è tornato attivo, ma sto facendo solo vlog. Poi arriveranno anche cose di manga, ovviamente. L'avevo registrato, ma tutte le volte ero insoddisfatto perché c'è talmente tanto da dire, ha significato talmente tanto per me. Che vado a raffica, parlo, parlo, parlo tanto e a volte magari mi dimentico anche delle cose. Quindi dovrei farmi una scaletta per bene, analizzare punto per punto quello che voglio dire e probabilmente verrebbe meglio in un video che in una live. Probabilmente, non lo so questo, eh. In live mi piacerebbe parlarvi di altre cose che sì, mi stanno a cuore, ma magari non c'è tutto questo impatto emotivo. È un po' come non ho mai fatto una live su Kobe, non ho mai parlato dei Lakers, beh, soprattutto Kobe in realtà, perché sono argomenti che mi toccano molto e diciamo, voglio analizzarli e parlarne come si deve, a mio modo, con la mia calma e tutto. Però non so perché, quando registravo i video non mi piacevano mai. C'era sempre qualcosa che non dicevo o che magari ripetevo senza accorgermi perché ero preso dal discorso. Scusate, eh. Su un sito che ho trovato online dice che l'aspirina si può prendere anche 4. Vabbè, 4, prima avete detto 8 ore, sì, ci sta, dai. Francia è andata al McDonald's, sgamatissima, eh? Sgamatissima. Scusate, stavo leggendo. Hai mangiato qualcosa per prendere l'aspirina? Sì, mi sono fatto il riso in bianco. Con una scaletta all'inizio risolvi tutto. Sì, è una cosa che non ho mai voluto fare, la scaletta, ma è tanto utile. Perché effettivamente, soprattutto le robe che ti stanno a cuore, tendi a parlare. Cioè, soprattutto io mi piace discutere, parlare, sentire l'opinione dell'altro. Mi perdo. Cioè, poi se capita la Games Week vedrete anche di persona. Cioè, quando parliamo di qualche argomento, ovviamente se non sto facendo qualcosa per cui sono preso, mi piace star lì, sentire cosa dici, cosa mi dici. Stai attenta, eh? Buon rientro, Franci. Vabbè, comunque. Mi sto dilungando. Allora, non so se aprire Mario e fare un'orettina così. Io uguale, Marco. È figo. Poi, vabbè, allora, dipende. A me piace parlare con gente che ha voglia di parlare, non di urlare. Quindi, diciamo che se vedo che l'altra persona è propensa, anche se la pensa all'opposto completo di me, è divertentissimo parlare. È fighissimo. Cioè, è proprio bello, bello, bello. Ma poi perché è roba che mi piace. Anche perché non ho. Cioè, a livello di fumetti, anime, manga, non è che ho avuto tutte queste persone nel corso della mia vita che avevano la mia stessa passione. Per i videogiochi sì, per il basket pure, ma per i fumetti adesso sto avendo tante persone che hanno la mia stessa passione e posso condividerla. Io ne parlo in live nel martedì anche per diffondere il verbo anche con voi, magari vi appassionate pure voi, scoprite una storia particolare, iniziate a leggere, tipo anche Vector che ha iniziato a leggere, per me è una vittoria, eh. La persona anti-letture che adesso mi legge e mi dice che si emoziona con le cose, per me è una vittoria. Ma non solo lui, adesso dico lui perché mi è vicino, però tante persone mi hanno scritto, soprattutto in passato, devo dire. Quando appunto il canale era bello attivo, che poi sembra che io abbia fatto chissà quanti video sul mio canale personale, ma con quei pochi che ho fatto ho avuto veramente un riscontro piacevolissimo e tanta gente iniziava a leggere, prendersi i fumetti perché lo dicevo io. Ed è una roba che un po' mi dispiace perché vi faccio spendere i soldi, un po' è un grande vanto. Ma non perché sono figo io, perché ci sono tante cose belle e quindi quando uno ve ne parla le comprate, non dipende da me, poteva esserci un'altra persona, sarebbe stato uguale. Non credo di avere nessun merito in questo caso. Semplicemente quando ci sono delle cose belle, voi non le conoscete, ve le fanno conoscere, iniziate anche voi. Ciao ragazzi, ciao Giants, arrivo, mi metto un po' di crema sul nasino. Mi sono soffiato il naso, prima mi brucia.
Tra l'altro, una cosa che ho visto che fanno tante persone, non so se inizierò a farla, però ci sto pensando, è di andare a vedere insieme le uscite della settimana fumettistiche. Solo che è una cosa veramente troppo specifica. Cioè, io, la fanbase nostra è al 90% di videogiochi e al... No, in realtà non è 90%, 10%, è abbastanza quella che legge i fumetti, soprattutto su Instagram è incredibile quanto mi scrivete. Però in live di solito siete più quelli che giocano ai videogiochi che quelli che leggono fumetti. Per cui fare addirittura un intero format sul, per esempio, Fantacalcio siete un botto. Per quanto riguarda le uscite fumettistiche, rischia che poi magari non interessa a tutti e siamo pochi. E un po' mi dispiacerebbe. Quindi, un conto è parlarvi di un manga, di un fumetto, un conto è farvi vedere le uscite alla settimana, che chi se ne frega. Cioè, ne parlerei per condividerle, però non credo interessa a nessuno, visto che lo fanno in tanti, questa cosa delle uscite settimanali, però magari hanno community anche diverse. Si può interessare grazie a quello, certo, quello sicuramente. Anche perché poi tanti di voi vanno a Lucca. Lucca ormai vai. Lucca per i videogiochi è molto meno rispetto ai fumetti, ma probabilmente è sempre stato così. Almeno da chi ci va da tanto tempo, però sento sempre critiche sulla cosa del ma gaming una volta c'era di più, ma di gaming una volta c'era di più. È sempre quella la critica alle fiere. Il problema è che, come hanno detto anche le fiere stesse, non possono, non riescono più ad avere cose in anteprima e quindi tipo provare i giochi, queste cose qua, e quindi di conseguenza si va più sul fumetto che sul... No, no, questa. Non temere che anche se sto andando male nei vari Fanta, farò vedere le classifiche anche se sto sucando. Anzi, a maggior ragione, perché... Poi, vabbè, quest'anno non voglio dirlo perché sto sucando, quindi lo dice, però lo vedo molto meno meritocratico, sia perché ultimo, sia perché primo, ma non perché chi è primo non ha fatto una bella squadra o... È perché sto vedendo che purtroppo tutti questi infortuni e tutti questi assenteismi di persone importanti al Fanta inevitabilmente indeboliscono le squadre, per cui non c'è mai una media equilibrata. Gli altri anni c'è sempre stata poi questa cosa, ma di solito si infortunava un attaccante di una squadra grossa, due. Quest'anno quasi tutti. È rimasto solo Vlahovic, che però non sta facendo un cacchio, quindi stanno segnando paradossalmente più i centrocampisti che gli attaccanti. Comunque, vabbè, ripeto, non voglio parlare di Fantacalcio, scusatemi, oggi proprio non ho testa. Io vorrei andare al Games Week, ma mi sa che mi costa troppo, dovendo anche fare una notte, oltre al fatto che sarei solo soletto. Tu di dove sei, Giants? Sto parlando troppo, non dovevo parlare oggi, invece sto solo parlando. Mannaggia a me. Stasera ti ritrovi afono, sperando di no. Pescara. Sì, non sei proprio easy, eh. Ciao Daniel! Come stai, bella? Madredizione, anzi, come diceva un saggio. Che rapidità, East. Noi stiamo organizzando in questi giorni per la Games Week. Ah, tra l'altro, giusto per farlo sapere, Roby non ha ancora guardato il mio messaggio e gli ho scritto alle 9:51 di questa mattina. Ha fatto storie, ha condiviso i fatti suoi, ha fatto cose, ha spammato i venti. C'è verso di guardare le notifiche del telefono. No, ma il bello che, cioè, non solo mio, cioè, in generale, cioè, non credo stia guardando gruppi in generale, gruppi o chat private in generale. Vabbè, Roby, ti cancelleremo dalla lista amici. L'unica soluzione è questa qui, Roby. Cosa sto guardando? Non ti vuole più come amico, Mark. No, non è possibile quello. A Luca dovrei vedere, cioè dovrei vedere sia lei che Karim. Sono contento. Karim non lo vedo da tantissimo. Roby ci siamo visti, siamo andati a mangiare assieme. Karim non lo vedo da tanto tanto. Sono proprio contento di andarlo a strapazzare un po'.
Poi non so quanto tempo avrò, perché comunque loro hanno un calendario molto fitto e devono fare un sacco di roba lì perché presentano. Marco, come sei attraente oggi? Il bisogno fisiologico di medicine ti migliora il tono della pelle. Ma non credo, ma però grazie. Il vero capo, ma di che? Il capo di cosa? Vai a Luca e Ghost Arrow Beer. Sì, abbraccio Karim, lei la lascio lì, non gli dico niente. E Giants, noi andiamo in giornata, infatti. Andiamo venerdì, ci facciamo tutto il giorno e torniamo la sera. Perché prendersi un posto dove dormire se non sei organizzato per bene o decidi all'ultimo, eccetera, è veramente un parto. Io non ci posso credere di vedere Karima alle fiere proprio 2014. Dubito tu chiunque lo vedrà in fiera, cioè lo vedrete sempre dietro qualcosa, ragazzi. Secondo me sarà sempre all'interno di qualche transenna o edificio, ma perché per forza. Ma poi ripeto, hanno un calendario molto stretto, quindi anch'io non credo di riuscire a vederli per troppo tempo, perché hanno tanti eventi, tante robe da presentare. Tra l'altro, se non sbaglio, venerdì, proprio venerdì, mi pare orario di pranzo, dovrebbero annunciare le nuove uscite, tante case editrici. Si vociferano tanti manga, ce n'è uno, c'è Awashi che me l'avete anche consigliato voi, che spero lo annuncino. È un manga sul calcio, ma non calcio. Non è né cacciarone come Holly e Benji, né alla Squid Game come Blue Lock, è proprio calcio. Cioè, è un sano manga sul calcio, che diciamo, con tematiche normali manca da un po', perché c'è tipo Angel Voice che è andato avanti una vita, c'è quell'altro che adesso non mi ricordo che è arrivato a 200 milioni di numeri. Che sono molto belli, ma sono un po' di nicchia e non li ristampano spesso. Averne uno che inizia adesso a stargli dietro, magari anche, non dico con la profondità di uno Slam Dunk o di un Rocky Joe, però insomma, bello peso, sarebbe figo avere un bel manga sul calcio serio. Perché Holly e Benji, gli vogliamo tutti bene, che poi non è Holly e Benji, ma è Capitan Tsubasa, gli vogliamo tutti bene, ma non è esattamente il manga serio di riferimento su cui basarsi, ecco. Sono molte cose reali. È un po' alla Kuroko. Anzi, è Kuroko che è un po' alla Holly e Benji. Kuroko che io trovo estremamente divertente, ma è quello fine. Cioè, nel senso, gasamento, ti diverti. Ma perché se ti piace il basket, ti piace vedere un manga sul basket, però. È quello lì. Adesso non voglio neanche paragonare Capitan Tsubasa a Kuroko, perché è molto meglio Capitan Tsubasa, però. Per Luca, se parto col treno alle 10 di mattina da Pescara, arrivo alle 18:30. Onesto? Non credo. Non lo so, già, non sono un. Non ti saprei dire, amico mio. Ah, ovviamente. Ci sono venerdì. Lo ripeterò ogni tot. Chi non dovesse saperlo si collega all'ultimo. Venerdì ci sono. Ma è la stessa differenza tra Mila e Shiro e Haikyuu. Haikyuu ho visto 7 puntate io dell'anime, non l'ho mai letto, quindi non ti saprei dire. Mila e Shiro dura poco, dura pochissimo Mila e Shiro. Capitan Tsubasa è a metà tra Slam Dunk e Inazuma Eleven, ma vabbè, tutti hanno preso da Slam Dunk, per ovvi motivi. Vabbè, a parte quelli più vecchi di Slam Dunk, chiaramente, quindi. Non è il caso di Capitan Tsubasa, non lo so, forse qualcosina, ma non lo paragonerei a Slam Dunk, Capitan Tsubasa, io non ce la faccio proprio. Se non per qualche tematica un po' più profondina, anche perché poi comunque Slam Dunk va anche verso la teppisti, cioè all'inizio ha giocato molto sui teppisti, sui teppisti, sulle risse, Bozozoku, eccetera, non lo so. Non lo accomunerei, ecco. Che poi Bozozoku non erano Bozozoku, erano. Bozozoku è molto più. Cioè, Bozozoku è GTO, Shonan Jump Negumi, Slam Dunk è risse da strada, insomma, bulletti. Beh, sì, ci sono le gang, diciamo che. Se con Bozozoku intendiamo anche le gang in generale, sì. Se intendiamo solo i motociclisti, no, non ce ne sono in Slam Dunk. Ce n'è uno in realtà. C'è un Bozozoku in realtà, no, non è vero, ce n'è uno effettivamente. Però boh. Marco, leggilo, Haikyuu è bellissimo, ma sono 30 volumi. No, non lo leggerò mai, ragazzi. Non posso spendere. Cioè, più che altro, piuttosto mi guardo l'anime che ho visto che è abbastanza simile. No, Giobbo, oggi è martedì.
Piuttosto me lo guardo, perché leggere 30 volumi no, ho i soldi da usare per altre cose più importanti per me. Però, ma io tra l'altro l'ho mollato alla settima puntata, IQ, non perché non mi stesse piacendo, è che, forse avevo già detto, ho smesso di guardarlo e non mi sono più ricordato di riprenderlo, e quindi non... mi stava anche piacendo, era carino, era simpatico. Cioè, non mi aspetto che sia un capolavoro, IQ. Cioè, per quello che ho visto io, poi non credo. Poi vediamo, non posso dirlo, in realtà è troppo presto. È troppo presto, non dico nulla, non mi espongo. Ma Kaisa, in realtà non mi interessa che sia lungo, eh. Cioè, se tu mi dici, guarda, IQ ha 500 episodi di un anime, che su Netflix magari non mi interessa, anzi io mi affeziono alle cose lunghe se sono scritte bene. Il problema è quando le devi comprare per leggerle, perché lì sono un bel buco economico. In quel caso evito. Così come sto evitando a malincuore Kingdom, il manga di Kingdom, perché lo devo comprare con tanti soldoni. Tra così avanti l'ho finito mesi fa, ragazzi. Carino, molto carino. Mi è piaciuto il finale, rimane uno dei manga degli ultimi decenni che mi ha preso di più, con pregi e difetti, e il finale secondo me è un po' troppo veloce. Non vi dico nulla perché voi non l'avete, cioè, se avete seguito solo l'anime non sapete qual è il finale ancora, dovrebbe arrivare tra un po'. Sì, l'avevo detto già su Instagram, l'avevo parlato in live. Mi è piaciuto il finale di Attack on Titan, semplicemente secondo me è stato un po' troppo rushato, a mio parere. Cioè, c'erano dei volumi indietro al volume finale dove potevano spiegare meglio delle cose e spalmare meglio il finale piuttosto che buttare tutto nelle ultime pagine, senza fare spoiler, soprattutto il post cose che succedono, che sono due pagine letteralmente, proprio due o tre. Avrei preferito come si dice, uno spalmaggio sbagliato, come si dice? Comunque avrei preferito fosse spalmato in maniera diversa. Hai già parlato di figa? Lo fai dopo come dicevi prima? No, 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 non c'è in programma di parlare di figa. Ma più che rushato, Isayama ha fatto palesemente il finale buonista perché quello reale era troppo crudo. Vabbè, non è che sia. Adesso non fate spoiler, però non è che sia proprio un finale a tarallucce vino, eh. In un certo senso. C'è della situazione. Ma stiamo zitti. Anzi. No, 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 Mary, non ci devi mutare. No, ma non spoilero, no, state tranquilli che non spoilero. Mi dà sbagliato in tutti i modi. Ah, come termine? Vabbè, non lo diciamo allora, non lo diciamo. Io vorrei comprare tanta roba, ma mi prende l'ansia perché ho paura di non godermela abbastanza e di aver sprecato i soldi. Ragazzi, sto parlando più di quanto avrei dovuto. Adesso mi quieto un attimo. E purtroppo è così, ragazzi. Con i manga, con i fumetti, si... impara tanto, ti fai un sacco di cultura, un sacco di intrattenimento, però un po' il portafoglio si svuota. Infatti bisogna cercare di mettersi un budget mensile e non superarlo. Cosa che dopo Lucca farò anch'io. Dico dopo Lucca perché devo recuperare Real, se riesco, sempre di Inoue, Takehiko Inoue. Se riesco a recuperare Real, spendo quella botta di soldi lì e poi mi fermo fino al Giappone, perché è impossibile se non andare avanti così. Impossibile. Però Real lo devo leggere perché qualunque fan di Inoue dice che addirittura sia meglio di Slam Dunk in alcuni punti, e io purtroppo ho letto solo il primo capitolo anni fa e poi non ho più approfondito perché lo volevo fisico, ma l'edizione è un po' sfigata, poi Inoue è stato fermo tanto tempo, adesso è tornato col 15 qualche mese fa, però insomma è un po' fermo, diciamo, è un periodo un po' strano per Inoue. Sia quello che Vagabond sono lì. Che poi io per Real capisco avere una pausa, no? È la tua storia, tra l'altro di un argomento molto delicato, che va in combo col basket, che è un altro argomento che sta molto a cuore a Inoue, ma Vagabond non capisco perché non lo sta finendo, perché Vagabond, la storia di Vagabond c'è già. Adesso non so se sono uscite notizie recenti o che cosa, ma la storia di Vagabond è già scritta perché è un personaggio reale, quindi non lo so perché non sta andando avanti. Forse boh, coi disegni, non è particolarmente ispirato, non ho idea.
Boh, vabbè. Blame non ce l'ho neanche io, Vector. Blame non ce l'ho. Lo conosco, ovviamente, figurati, però non ce l'ho. Io direi che possiamo iniziare a giocare un pochettino, eh. Non voglio assillarvi con i miei racconti. So che fa molto podcast, prima o poi lo aprirò, però adesso con la gola a pezzi forse non è il caso. Facciamo un livellino su Mario Renzi e via così. Creator District. Sarebbe bello fare un podcastino sui manga, sui fumetti in generale. Tra l'altro ho letto anche due fumetti di Dottor Destino che mi ha consigliato Gianluca. Cioè, in realtà non è che me l'ha consigliato Gianluca. Gianluca mi ha detto, ho comprato questi. Ho detto, li compro anch'io, così poi ci confrontiamo. Ci sono piaciuti molto a tutti e due. Ve li faccio vedere prima di partire, effettivamente. Aspetta, questa era la parte 2 o la parte 1? Non mi ricordo. Allora, la parte 1 è questa. Dottor Destino Pottersville e poi abbiamo Dottor Destino Before Falls. Before the Falls è Attacco dei Giganti, non c'entra niente. Che se vi posso dire la mia, è un bellissimo fumetto per capire la psiche di Destino, di Dottor Destino, visto che secondo me arriverà nell'MCU molto presto, ragazzi, eh. Questo segnatevelo. Per me arriva prestissimo Destino nell'MCU, eh? Secondo me già con Black Panther. Allora, apriamo Game Capture HD. Segnatevelo tranquillamente, perché per me, se non è Black Panther, a breve esce fuori Dottor Destino. E quei due fumetti sono un ottimo starting point per... No, non sono uno starting point per un cacchio, però sono due ottimi fumetti per capire la sua psiche. Come ragiona... diciamo i suoi. Non lo so che non vedete, tranquilli. L'ho visto il trailer di Ant-Man, ne ho parlato stamattina, mi è piaciuto molto. E basta. Quindi vi consiglio quel fumetto lì su Dottor Destino. È un fumetto molto bello che analizza, come dicevo, mi ripeto un attimo, scusate, la psiche del personaggio. Se devo dare una critica a quel fumetto, e l'ho detto anche a Gianluca, secondo me, siccome si parla, c'è anche Kang in questo fumetto, vi faccio questo piccolo spoiler, ma c'è scritto dietro comunque. Essendoci anche Kang, spesso ci sono viaggi e spostamenti in varie terre, in vari universi, e vi dico la verità, è capitato due o tre volte di tornare indietro e rileggere cosa avevo appena letto, perché non stavo capendo dove eravamo, chi stava parlando né con chi. Tolto quello, in alcune pagine. Devo dire che è un fumetto ottimo, anche per capire un pochino Kang, ma per Kang vi consiglio un altro fumetto che, aspetta, vi faccio vedere anche quello ormai, visto che siamo qua. Quello di Kang che vi consiglio è questo qui. Questo qua era? Sì, eccolo qua. Questo è su Kang e ve lo consiglio. Kang il Conquistatore. Questo proprio è perfetto per leggere di Kang, se volete approfondirlo, prima dei film. Marco, io il Durello dopo aver visto Kang. Sono contento per te. Me lo puoi prestare? No, no, ragazzi, non li presto fumetti. Eccoci qui. Questa è un po' forzatina, perché? Cosa succede? Oh my golf cart. Come accedi a Ubisoft? Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire accedi a Ubisoft? Adesso non c'ho voglia. Lo faccio un'altra volta. Non sono andato avantissimo, ragazzi. Marco mi fa vedere la password di Ubisoft, ma non l'ho messa. Ho sbloccato il nuovo personaggio, che è fighissima. È una spadaccina fighissima. Fa delle mosse incredibili. E adesso ve la faccio vedere. No, non sarà per la prossima, Gibo. Non sarà per... Ah, questo qui dovrei. Non l'avevo ancora sconfitto? Devo fare il boss? Quindi facciamo il boss insieme? Mi ricordavo di averlo già sconfitto. Chiedo scusa.
Marco, posso vedere le tue statistiche? Non so se sei serio o no ormai, Ricky, è tutto un discorso. Facciamo il boss assieme allora, ok? Non era in programma, ma... Mai stato. Non lo so, secondo me all'inizio... Dovete vincere questa battaglia? No, non leggerò, ragazzi, leggete voi. Povero Spark, vinceremo e sarai libero, anche se dovessimo provare e riprovare più volte, ecco. Aspettate un attimo, devo fare una cosa, uno strumento particolare per la mia gola. Ecco qua. Gusto peli, questo qui che ho preso io è gusto peli. Sì, lo spray! Ma cos'è, Kaiser? Perché questa ola per... Capito. E questa E visto contentezza? che la dimensione dello scutiferio e il nostro mondo sono connessi, si accenderà anche il faro di spiaggia luminosa. Sì. Va bene, eccola lì. Questo è il mio gruppo. Io ho messo Luigi, Mario e... un po' normi, però sono forti, mi piacciono. E poi basta questa parola. E poi c'è la nostra amichetta che si chiama Lapida. Ora ci si Peli pubblici o di ascelle? No, di ascelle sono più saporiti. Allora, andiamo a menare lei e ci mettiamo qui. Ma c'è una bomba! Non posso usarla, ma... Scusate un attimo, La ricomincio? No, non è giusto. Questo è stato un nostro errore e lo dobbiamo paghiamo le conseguenze. Addio, Non si seccatura. cita qua. Io gioco seriamente a sti giochi. Allora, questa cosa l'altra volta non l'abbiamo fatta, ma si può fare. Ok. Un colpo lì e un colpo qua. Ok, io metterei anche questo qui, così colpiamo la gente del movimento. E invece per il nostro amico Mario Merola, io andrei a menare loro. Ok. Per il momento, guarda, aumento, faccio questo. Specchio riflesso, buttati nel cesso. Sì, ci sono le squadre da 3. Penso che a sto punto ci possiamo aspettare anche le squadre da 4. Difendiamo anche Luigi. Attiviamo ora l'abilità così magari ce l'abbiamo di nuovo più avanti. E chiudiamo il turno. Non si vede però. Vabbè, abbiamo ucciso un pistolino. Si mette qui. Colpisce 100%. Ok, io direi che possiamo colpire. Sì. Ok. Forse era meglio se mi muovevo prima, ragazzi. Sto facendo un sacco di errori. Non so se serve fare questa cosa, io lo faccio, ma... Se poi si rivela inutile, ho sbagliato. Già qua ho fatto tanti errori, eh. Che figa lei, a me piace un botto lei. Verde, questi capelli verdi e neri, mi piacciono un botto, veramente. Posso menarli? No? Posso fare così. Da quei portali, visto che non lo sapete, non vedo, lei è andata a cacare. Da quei portali, ragazzi, escono fuori degli altri nemici. Quindi, se non li tenete a bada, insomma, è un casino. Via. Facciamo così. Se si muove qualcuno, lo pigliamo. Poi, magari la rimetto quando diventeremo 4 righi. Dai, vediamo. Mettila così. Che bello questo coniglio punk, vedi? Molto carino, sono d'accordo. Di solito non mi piacciono le cose punk, però in questo caso sì. Io lo so che non si fa questa cosa che sto per fare.
visto che quello ci può anche menare e non abbiamo ripari. Scusami, io di qua non ci posso andare. E se faccio così? Ok. Posta. Croce. Come Mauro ha regalato la sub a Bacco. Ti ringrazio, caro. E benvenuto, Bacco. Uno a te e uno a te, così spacco. In realtà mi sono rotto il riparo, non è stata una grande idea. Ecco, sapevo che avrebbe comunque colpito me lui. Meno male che c'è Luigi. Shottato. Non ha fallito nessuno, proprio nessuno, eh. Qua che mi ammazzano Mario. Perché sono stupido e me lo merito. Oh, meno male, uno ha sbagliato almeno. Dave, grazie mille per i 27. Tra l'altro, prima o poi arriverà il momento in cui attaccherà anche il polipo, secondo me. E lì sarà un casino. Lì sarà un casino. Ma un altro occhio? No, stavolta non lo colpisco. Metto qua dietro. Facciamo così. Questo non ha senso perché non ci arrivano nel mio range. Tu invece fai così. State zitti perché oggi non è giornata, eh? Dovete stare muti e circoncisi. Allora, te ti spacco la faccia. Assolutamente. Vado qua dietro e spacco anche te se riesco. Ma non credo di riuscire. Infatti, ho rotto solo la balconata. Però se vi muovete vi spacco la faccia. Invece Luigi Spol... Dovevo fare un'altra cosa con Mario. Curarmi. Mannaggia a me. Dovevo curarmi. Vabbè, uso Luigi come bait. E... facciamo così. Mannaggia a me, ragazzi. Ma io con... Se io vado nello zainetto... Non posso dare la cura a Mario, vero? La salute è già al massimo, no? Mi sa che Mario ce lo siamo giocati, eh? Se questo qua se la gioca bene, Mario ce lo siamo giocati. Ok, ha attaccato Luigi, perfetto. Ok. Andiamo subito da Mario. Ci prendiamo la vita. Ok. Vediamo di gestire le parti sopraelevate con Luigi. Visto che c'ha l'arco. No, non lo userò. Lei deve arrivare piano piano. Un cazzottino amichevole. Amici, non so di cosa state parlando. Già. Porca bestia, che botta che mi ha dato. Non mi agibo di te, non me ne sbatte niente. Ma porco Giuda. Questo mi attacca. Però aspetta, c'è il muro. Ok. Tra l'altro adesso dal di mousse al cioccolato a forma di Ani. Ne so quanto prima. Se si apre il portale adesso sono circondato io però, eh. Eh sì. Che possono già attaccare? Ma che incruttata. Vai. A posto. Non è protetto però lui. Pensavo andasse un pochino oltre, vabbè.
Attiviamo questo. Ti sei abituato al fatto che puoi muoverti liberamente invece della griglia? Preferisco comunque la griglia, ragazzi. Anche dopo averlo usato un attimino di più, preferisco la griglia. La trovo più comoda, più ordinata. È più classica anche sicuramente. Ma se io faccio una cosa... Scusate, eh. Adesso la sprecherò. No, non posso riprenderla. Vabbè. Sinceramente nel muoversi liberamente mi piace di più. Ma lo dico in tanti, eh. Ho letto che a tanti è piaciuta questa svolta leggermente più action. Poi non è action comunque, però l'hanno chiamata così, una svolta più action. Diciamo che non la disprezzo. Non ne trovavo la necessità io, ma non la disprezzo sicuramente, non mi interessa, anzi. Rimane comunque un gioco improntato sul... cioè, su, alla XCOM, XCOM Live. Facciamo così. Anche così. Forse anche per avvicinare qualcuno allo stile XCOM. Non penso che a Mario Rabbids freghi niente di avvicinare la gente allo stile XCOM. Perché non li riguarda, quindi non credo c'entri nulla. Lo so che qua è scoperto però, eh. No, anche poca vita, come faccio? Devo allontanarmi. You have failed this city. No, beh, certo, a parte che sì, se tu... Cioè, al massimo puoi modernizzare uno stile che già esiste, che è appunto quello degli XCOM, ma ormai chi ha giocato quelli prima li ha già giocati. Cioè, non è che cambia idea o... Ormai sono lì. Io più che lui andrei a colpire lui. Critico c'è stato? Ok, ce l'abbiamo fatto. Mi difendo. Comunque non è brutta, eh. Anzi, ho semplicemente detto che non me ne frega molto, ecco. Il fatto che l'abbiano inserita non mi cambia niente. Mi metto qua di fianco, giusto per avere un attimo una difesa. Non ho capito, sti occhi si possono buttare giù o li hanno messi così? Quello con Mario? Adesso sarà un boss alla fine. Allora, avanzo fino a qua. Ho finito le vite. Mannaggia. Sparo, non serve a nulla. Marco occhio agli occhi. Bellina questa. Molto interessante. Allora, se io vado di qua... E a lui non lo piglio, quindi non ha senso. Vado a usare prima lei. Lo metto qua dietro. Ah, boh. Cos'è questa cutscene fighissima? Bello. Molto bellina sta cutscene. Ho sparato un po' di vita, ma... Insomma, Che c'è, Ori? Ori? Scusate un attimo, mi chiama Ori. C'è la cutscene, però, come faccio? Tanto. Vieni qua. Vai sul lettino. No, le caramelle, porca miseria. No, le caramelle d'oro.
proprio bellino, sì. Mamma mia, quanto è cresciuto. Chi è questa persona? Chi è questa persona? È proprio bellino, sì. Ah, ma è quello sotto. Ok. Beh, abbiamo fatto la prima isola. Vieni qua. Accidenti. Sole a palla. Come una mozzarella. Ma hanno doppiato poi solo l'inizio di alcune frasi. Non ho capito bene come hanno doppiato. Vuol dire che salteremo fino all'ultimo spark. Solo alcune cose. Che le bracca spark ci vengano a fermare. Ori, cosa stai facendo? Si può sapere? Ori? Allora, quelli sono i miei vestiti a caso? Ori? Ori, cosa fai con la mia felpa? Ori? E quindi? Sta leccando la felpa, ma perché mi lecca la felpa? È stupido? Vieni qua. Cosa stai facendo? Scusami. Cosa fai? Vai. Adesso arrivo. Ma chi lo sa? Chi lo sa? In quel caso ce ne occuperemo noi. Eh sì. Abbiamo energia di oscurtiferio purificata a sufficienza per raggiungere passo immacolato. 1900 sub, cam puntata sul gatto. E come faccio? Devo arrivare col cavo fino lì, è un casino. In tutti e due i sensi. Se ti servisse una mano, possiamo. Ma poi non sta fermo, ora è impossibile. Metti la cam sul gatto, due secondi dopo è da un'altra parte. Luca vuol dire la famiglia che ti sceglie. Tipo, come si chiamava? Com'era la cosa? Quella di Lilo e Stitch. Non me ne frega niente, ragazzi. Sono stanco. Oh, un po' di vita l'abbiamo presa. E mi veniva Anoana, ma Anoana è un manga. Nuove missioni sbloccate. Vediamo un po'. C'è un pelo di Ori nel naso. Con l'attrazione hai finito le missioni principali di questo pianeta. Ora sono disponibili altre missioni. Torna all'astronave quando vuoi. Ormai abbiamo raccolto sufficienti cristalli di energia di oscurità. Vabbè, quindi volendo posso farmi comunque le secondarie o girarmela come mi pare. Beh, ci sta. Ci sta, ci sta. No, no, fai come gatto, gli metti una pettorina e su di essa gli fissi una camera. Sì, si potrebbe fare. Sconfiggi il tentacolo, l'abbiamo fatto. Accedi al faro, l'abbiamo fatto. Missioni secondarie. Sblocca la zona segreta, sconfiggi il Goomba rinforzato e sblocca il tubo con 15 spark. Queste le faccio per i fatti miei, ragazzi. Io direi che adesso torniamo sull'astronave. Oh mio Dio. Torniamo sull'astronave. Vediamo se c'è da lootare qua. Tra l'altro ho scoperto che si corre con questo tasto, con X. Che X è Nintendo, quindi è triangolo o Y del pad della One. Oh, adesso è tornata la pace in questo mondo, vedete? Solo che devo fare due robe adesso. Devo prendere nuove vite, perché le mie sono andate. Quindi mi piglio un 3 di queste. Cosa fa questa cosa? Ragazzi, voi vi sapete dire la chiave cosa? Perché mi intriga. La volevo prendere già l'altra volta. Ma non so cosa vuol dire. Cioè, cosa fa la chiave? Per spiaggia luminosa. Potrebbe aprire qualche stramba porta in giro per spiaggia luminosa. O forse no. Quindi lo fa. Quale porta? Chissà. Adesso non mi ricordo se ne è una. Qua ci torno poi in un secondo momento, ragazzi. Ci torno poi in un secondo momento. Ah, ho notato adesso che se missi una moneta lo può prendere anche il tuo amichetto. Che corre con te. Okay. L'hai letto poco fa sulla mappa. Cosa fa? Ah, è l'area segreta, dici, a Manaku?
Ma io non... In quella zona lì però c'era uno che non riuscivo a battere. Mi sa che devo tornarci più avanti. Ci tornerò, a fare le secondarie. Tutte queste cagatine qua le faccio tutte. Non dico che lo platino, ma se è come l'altro quasi. Passo immacolato. Niente scalda il cuore, risveglia i sensi come le sue distese di neve, l'aria frizzantina. E il suono delle tazze di cioccolata che si scontrano delicatamente, accompagnate da risate e buon umore. È un mondo con la neve, sì. Io lo sto platinando in sto periodo, il primo, dici Ricky? O questo già? Ci troviamo di fronte a un deserto congelato. Io ci ho giocato ancora pochino a questo qua. Con grotte irte di col fatto che il weekend eccetera sono incasinato. Voglio provare a scalare le minacciose cime delle montagne. Non solo, con le pignatte per la fonduta ci si scotta sempre, sono un disastro da pulire. Non so voi, ma io so che non porterò come accompagnatore al festival Neve Fresca quest'anno. Beh, Rabbit Peach sicuramente. Sì, Gibbo, ha detto proprio così. Bravo, sempre in forma. Che bello il mondo di freddo. Non lo so, ragazzi, penso chiuderò adesso. Sono abbastanza molle. Mi dispiace perché non mi va di fare roba, di accorciare i martedì, eccetera. Solo che è meglio se mi riposo. I dati non mentono, altro che soffice. Metto sdraiato un pochettino. Sembra di stare in un inferno di ghiaccio. A nord c'è un tentacolo di oscutiferio tra le montagne. È probabile che sia la causa di questa tormenta. Allora, che rovina la vita a tutti quelli che raggiunge. La parte finale delle mappe, da quello che ho capito, sarà sempre distruggere i tentacoli e liberi poi la zona, il faro in questione. E va bene che tu lo rifai tutte le volte, non ho dubbi. Ma quindi i boss saranno sempre la penultima cosa che devi fare nelle isole. Perché nella mappa precedente, voi non l'avete visto in live, l'ho fatto off screen, il boss dell'area l'ho fatto come penultima cosa. Di conseguenza mi viene da pensare che i boss delle zone siano effettivamente la penultima cosa che devi fare. Non l'ultima, cioè di solito pensi il boss finale della mappa è l'ultima cosa che devi fare, invece qua fai il boss, poi sali e fai anche i tentacoli, che saranno man mano sempre più difficili, immagino. Poi è un'idea interessante, diciamo, particolare, però interessante. Vediamo adesso con questa mappa se avrò la conferma della cosa oppure la smentita. Da qualche parte ci deve essere un guardiano, come Oghi a Spiaggia Luminosa, eppure non rilevo nulla. Ad ogni modo, vi confermo che in quell'albero si nasconde una forma di vita. Lo vedo. E lo non è che si nasconde benissimo. Vi confermo che lo vedo. Siamo qua, si vede. Andiamo a controllare, forza. Sì. Che simpatico lui. Allora, io guardo subito dietro di me, perché conosco i miei polli. Chi sei tu? Amore stupendo, è andato via. Tornato, ma... Non ci si può far niente. Ecco qua. Guarda che belline, quante cose. Questa mappa me la devo studiare bene. Poi il frame rate discutibile su console, come sempre. È quello rosa questo. Ma che sbignino. Cosa vuol dire che sbignino? Che bellino. Ma tra l'altro, ragazzi, il live lo vedete quasi viola voi. O sbaglio? Mi confermate che il live si vede sul violino? Violettino? Questo pupazzino? Da me non è così. Da me è tipo fucsia. È fucsia da me. Da me è fucsia. Però in live sto vedendo che si vede violaceo. Non so perché. Sì. Sì, non è proprio viola quello che vedete voi, è comunque simile al fucsia, però non lo vedete nitido come lo vedo io, lo vedete un po' più spento. Cioè io che ho davanti a tutti e due gli schermi, da me lo vedo molto più nitido il fucsia, lì lo vedo quasi violettino dalle live. Spiaggia luminosa, sì, ci ho fatto capire quanto capito. Possono essere utili i poteri di uno Spark, però... Sì, sono i decibel, sì vabbè, anche perché lo schermo che ho a destra è molto più nuovo di quello che ho a sinistra, quindi... Dovrei cambiarlo prima o poi. Finché campa.
Impazzito, un imbecille totalmente. Fatemi usare i miei poteri sonici per... Scusate, sto urlando, me ne sono appena reso conto. Il ponte! Fatemi usare i miei poteri sonici. Ma gli altri colori li vedete giusti, sono quello. Gli altri sono perfetti. Il potere onda di Bibo. Devo distruggere. Ok, quindi posso andare dalle cose e scatramarle. Tipo. Ok. Anche all'inizio c'era roba, oh. Scherziamo qua. Ah no, erano questi, erano. Ok. Ah, aspetta. Ah, qua c'è innanzitutto un pistolino. Prendiamo tutto. Ma se lo faccio sul catrametto lì, cosa succede? Non succede niente. Allora, vediamo se c'è altro da fare prima del ponte. Lì c'è uno Snorlax pacioccone. Ma che simpatico è quello lì? Che faccia pacioccone ha? Meno male, altrimenti è un sub. Effettivamente è poverino, è tutto dolcino. Qua abbiamo il negozio. Beh, faccio giusto questa challenge qui, guarda. Se riesco. Devo prenderne 8, Ne manca uno. Mamma mia. Ok, e questa l'abbiamo presa. Beh, ok. A posto. Che belli i suoni delle monete. Anche a me rilassano. L'avevate scritto anche l'altra volta. Anche a me rilassano. Sono d'accordo. Allora, mi fermo qua, ragazzi. Che non sto al top e voglio rilassarmi per stasera. Abbiamo fatto comunque un'oretta e qualcosa. Togliamo i 20 minuti pre-live. Abbiamo fatto un'oretta e qualcosina, dai. Vado a riposarmi un pochettino. Vi ringrazio comunque per essere stati qua. La gola ho parlato, non dovevo parlare. Ok che ho parlato un'ora meno del solito, ma comunque no, non va bene, devo stare zitto. A me non mi hanno ancora mandato l'appuntamento. Robby mi ha risposto, tra l'altro. Non mi è ancora arrivata la mail del ritiro del passaporto, ragazzi. Speriamo mi arrivi i primi di novembre. Perché avendola fatta l'11... ci sta che mi possa arrivare un mese dopo, quindi l'11 novembre, speriamo. Tra l'altro domani mattina devo andare anche in banca, conciato con la gola tutta distrutta. Devo andare a fare delle cose in banca, vabbè. Va bene, non importa amici, poi ci penserò. Io vi ringrazio per essere stati qua con me. Recupereremo, giocheremo altre cosine, parleremo di altre cosine. Vi mando a questo punto da Karim, che è già in live. Vi mando da lui. Io Toby. Lo salutate tanto, mi riposo un pochino, leggo qualcosina e ci rivediamo questa sera con Overwatch, con l'evento di Halloween, si spera, sperando sia diverso, perché, come dicevano gli Zero Assoluto. Ciao belli, grazie ancora, ciao 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 ciao.